Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è Undisputed. E stiamo iniziando ad ingranare, sia a livello di soldi, sia a livello di fama, e sia a livello di potenza. Perché nello scorso video abbiamo affrontato un paio di avversari, Isaac lo conoscevamo un po' meglio, infatti non è stato affatto un problema, ma ci ha permesso comunque di prepararci molto meglio per l'incontro che abbiamo fatto dopo contro Watson, e non è andata male, affatto. Siamo però arrivati al punto di dover capire bene come attaccano gli avversari, dove si scoprono e sfruttare bene i loro punti deboli, perché se no, considerando che stanno messi abbastanza bene a livello di overall, sarà sempre più difficile buttarli giù. Ma considerando che a livello di palestre stiamo messi molto bene, infatti nello scorso episodio abbiamo provato una palestra di rango B, riusciamo a guadagnare abbastanza dagli allenamenti e quindi abbiamo anche la possibilità di migliorare parecchio e diventare sempre più forti. E pericolosi. Overall di 77 per il nostro signor Leo, che ha collezionato 38 vittorie con 14 KO e 2 sconfitte. Nello scorso video abbiamo visto che la forza l'avevamo un po' abbandonata, nel senso che stava tutto o quasi sotto il 70. Abbiamo fatto diversi allenamenti e tendiamo a migliorare, perché abbiamo i ganci montanti che, per esempio, insieme alla potenza stanno su un 69, quindi andiamo verso il 70. Il recupero energia è la cosa più alta che abbiamo, siamo quasi a 90. Infatti la stamina sta messa abbastanza bene, la condizione non troppo. Piano piano diventerà fondamentale per noi e riusciremo a sferrare tantissimi colpi nel modo giusto per buttare giù i nostri avversari. Però, andando a guardare, la vitalità sta su un 74, la stamina su un 76, velocità 75, la forza su un 70, la difesa, essendo anche potenziata dal Catman, è proprio bassa. Forse sarebbe bene puntare ogni tanto a dare una miglioratina, magari come facciamo già con la stamina, per pararci un po' le chiappette, per essere un po' più tranquilli anche contro avversari un po' più forti, no? Al momento abbiamo due qualità, arriverà anche la terza, e poi una quarta che sceglieremo. Stiamo messi veramente bene con questo coach. La nostra squadra sta messa bene, con questo incontro ci scadranno i contratti del Catman e della Manager, ma credo che li rinnoverò almeno un'altra volta, sicuro, perché poi se facciamo dei soldini potrei anche pensare di andare a cercare qualcun altro. Ma non c'è ancora tutta questa esigenza. Il coach sta messo benissimo e ce lo porteremo pertanto. Ed ecco qua le nostre offerte giornaliere. Con un Antoine Gray che adesso praticamente ci fa una bella proposta con diversi soldini. Questa volta sembra non volersi ritirare. E io accetto la sua sfida. Perché Antoine Gray dobbiamo affrontarlo. Competenza su 4, eh? Potenziale per essere una leggenda. Combinazioni brevi ed evita di subire danni. Fantastico. È alto 1,86 e pesa tanto di più rispetto a noi. Un po' di differenza c'è. Adesso la quota della borsa l'ha tirata al 78%. Quando abbiamo provato noi a fare un 50, no, non gli andava bene. Lui vuole fare andata e ritorno però. Cafone ignorante, 8 round, ma 6 settimane per la preparazione. Balordo. Accettiamo. Mica ci ritiriamo qui, eh. Ovviamente ragazzi sono andato nell'ultima palestra. Quella che abbiamo comprato con dei soldini sudati con 28 episodi. Avremo un ottimo moltiplicatore a 3. In questa palestra sembra che vada meglio il recupero, ma non è così, perché ti dà sempre quel 50 come valore, quindi ok. Abbiamo sempre un'attività da dover fare, quindi andiamo a commentare subito un altro incontro. Dopodiché, avendo visto che la difesa è un po' bassina e calcolando anche che Antoine Gray la potenza sicuramente ce l'avrà, in questa settimana di allenamento puntiamo ad aumentare la difesa. Con uno sparring difensivo non dovrebbe andare male. Passiamo poi al classico allenamento per la stamina, che non salirà. Vedete quanto inizia ad essere difficile portare su i livelli? La stamina adesso, forse con 3 allenamenti riguardo il salto alla corda, salirà all'84. Forse però, il che mi potrebbe preoccupare un pochetto. Anche perché la stamina del coach sta su A, quindi dovremmo avere un ottimo bonus. Dopodiché ragazzi sono costretto nella quarta settimana a recuperare un po'. Il vigore è troppo basso e voglio andare a combattere, in questo caso, con un vigore alto. Quindi anche nella sesta settimana recupereremo. Sappiamo però che Antoine Gray non cadrà da solo sul ring. E continuando a voler portare un po' di più la forza ad un livello ottimo, potrebbe convenire con un sacco a migliorare la nostra potenza con i pugni potenti. E dopo aver recuperato nell'ultima settimana, l'acume combattivo non si è alzato troppo. Infatti quando ti alleni per 6 settimane e devi fare anche un'attività mediatica, hai poco tempo per allenarti, se vuoi comunque recuperare bene. Non stiamo messi malaccio.
Antoine Gray comunque sarà un problema. Cerchiamo di capire dove si scopre, sveliamo i colpi giusti e cerchiamo di portarci a casa un'altra vittoria. Ma ricordiamoci che questo contratto ci costringe a fare andata e ritorno, quindi Antoine Gray lo rivedremo. I'm Todd Grisham and there's nothing quite like a CompuBox Academy crowd and they are vocal here tonight. Next to me, of course, is Johnny Nelson. You tried to give me the slip, didn't you, my friend? There was no way I was gonna miss this. It's time for our tale of the tape. Some people consider this to be the most entertaining division in all of boxing, 72.5 kilos, middleweight division. And they do have a speed advantage here. From Italy, last time we saw them in the ring, they won by KO. Noi abbiamo più vittorie, meno sconfitte. Potremmo stare tranquilli, ma Antoine Gray è pericoloso. Guardate che bel team che abbiamo dietro. From the United States of America. Their last fight was a very close victory. È proprio come me l'aspettavo. Before the fight starts. And with that, we turn it over to the world-renowned ring announcer, Jimmy Lennon Jr. Sei anche rapido, ragazzi, fa malissimo. This bout is scheduled for 8 rounds of boxing. Fighting out of the red corner from Italy. Wearing the black trunks trimmed with white. Fighting out of the blue corner from the United States of America. Wearing the white trunks with red trim. Wait for this fight to get on. So a capacity crowd here for this one. We've been waiting a long time for this matchup. And here we go. And there's the bell to start the round. Sembra che lui preferisca combinazioni brevi. He misses with that jab. His head snaps back from that left hand. He threw a punch and just got countered. Yep. Looks like a little change of strategy here, trying to loosen up the flow a little bit. Ok, non sembra troppo rapido. Emilio ci aveva preoccupato di più, forse. This has been a very competitive round as we reach the midway point. This boxer is a real hook specialist. Their opponent has got to watch out for that. Ecco, dobbiamo stare attenti comunque ai colpi caricati perché sicuramente la potenza non gli manca. Swing and a miss with that hook. Caution is being thrown to the wind. Buono. Caricato il montante, eh? Now gonna get a little more loosey-goosey. Let's see how this one feels. Despite what the judges' scorecards read, there are no losers in this one. Dai, primo round quasi godurioso. Anche se, ragazzi, la testa e il corpo, per quanto ci ha colpito, stanno abbastanza preoccupati, perché non ha sferrato colpi particolari, ma ci ha indebolito parecchio. Anche se ci pariamo, fa male. Non so se abbiamo preoccupato noi lui, la stamina non sta messa malaccio, però 8 round sono lunghi. They ring the bell and here we go. That round was complete domination. Let's see if we can shake things up here in this round. Abbasso un po' la guardia, ragazzi. If it's not broken, why change it? Ci serve più attacco qui. An excellent last round. Everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. Good counter punch. Ci serve più rapidità. Lui ci deve colpire davvero poco. Quindi approfitto. This fighter has a very good win-loss record and will be tough to beat. Però devo stare attento ovviamente alla stamina. Cannot throw out a lazy jab in this fight, you'll get knocked out. No. Queste dannate misure.
Or he's going to drop his arms down here. Not sure that's the wisest decision. Beautiful counterpunch. Sì, ragazzi, è più lento di noi. Halfway through the round, and man, these two are going at it. Not so rigid anymore with the stance. Skill for skill, tap for tap. Just like a match made in heaven. Dai, dai, che lo spaventiamo, dai, che lo spaventiamo. So tense anymore, trying to loosen things up. I like it. Il dannato montante, ragazzi, inizia a essere velocissimo, eh. Soprattutto quello destro. Just missed with that hook. Well done with that counter shot. Ecco, questo con la guardia bassa lo dobbiamo evitare. Swing and a miss with the jab. A very competitive round with 10 seconds left. Appunti, ragazzi, stiamo andando meglio. Continuo con la guardia bassa. Magari in questo modo riusciamo anche a fargli del male. We're hoping for an all-action slugfest. Well, Johnny, can he keep the momentum going after that last huge round for him? Todd, my motto is, if it's not broken, aia, porca vacca, la testa ce l'ha preoccupata solo con un montante. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. No, no, dobbiamo recuperare. La testa sta veramente sdrenata, ragazzi. He might be seeing the end of this boxer's career. Maybe it's time to just hang up the gloves. A win is needed desperately. Aia. Dannazione. Jab does not score. Perfect counter shot. Quello l'ha sentito. Pure questo di montante, era caricato. Non l'abbiamo preso completamente, ma we're at the halfway point and both of these fighters know the round is still up for grabs. We might be seeing the end of this boxer's career. Maybe it's time to just hang up the gloves. A win is needed desperately. He threw a punch and just ottimo. Got countered. Drop the guard now. What do you think of that decision? Looks like a little bit of a strategy change here, loosening up the technique. Oh, what a punch! This round's still up for grabs with just 10 seconds to go. Dai, non male, non male. La vita sta messa abbastanza bene. Il Cutman ci sta aiutando parecchio. La stamina all'80%. Dobbiamo iniziare il quarto round, non male. We're hoping for an all-action slugfest. Coming off that fantastic last round. Let's see if he can keep his momentum going. Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. Might be seeing the end of this boxer's career. Maybe it's time to just hang up the gloves. A win is needed desperately. Punch counter punch. Essendo più lento di noi, ragazzi, posso approfittare con il jab. Quando lui attacca, io lo posso ricolpire benissimo. E lo stiamo anche abbastanza spaventando, eh. Buonissimo. Quello l'ha sentito tantissimo. Good job trying to back out of trouble. Green Days now needs to steady the pace. Get the pace back to normal. What a round so far as we've reached the halfway point. Perfectly matched. Skill for skill, tap for tap. Now this fight will say, you know what, I'm just that notch above you. And so I've got to respect both of them more than happy. Caricato il montante. Ma la stamina non c'è. Try and relax a little bit now. Recuperi, signor Leo.
Slicing with the hook. Looks like they're going to try and be a little more elusive now. Very close round with 10 seconds to go. Allora, all'inizio dell'incontro pensavo che ci stesse facendo troppi danni, però li stiamo gestendo bene. C'è un leggero gonfiore sinistro, ma credo per qualche colpo che ci ha sferrato al momento, già al prossimo round magari scenderà, speriamo. E lui invece inizia a subire, forse possiamo anche, non dico vincere per KO, ma stenderlo una volta sì. And there's the bell to start the round. Coming off that great round, let's see if they can build on momentum here. Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. Every time they throw a shot, they get countered. No, ecco. We might be seeing the end of this boxer's career. Maybe arrivare a questo punto di dover rifiatare malamente, no. Has to be careful for that receipt. It's always coming. A perfect counter lands. È sempre stato un problema di questa versione del gioco. Quando colpisci col contrattacco che fai bei danni, c'è un momento in cui lagga. Un freeze proprio. Big shots from both these fighters. Got to be careful though. Very close match. It shows the skill, the discipline, aia, the respect both fighters have for each other. Because no one. Are we about to see a first round knockout? It looks like he might not be as hurt as we thought. It's been a tough round so far. It's been a tough, tough round. What did they do? What did they tell him when he goes to the corner? How are they going to get through this? You can see his legs have given out a little bit. He's iniziando a cedere. Ottimo. Knockdown here. Did the count here? I don't know. Not looking good. E ragazzi, forse un KO ci potrebbe anche stare se inizia a cedere al corpo, eh? Il coach ci sta apprezzando parecchio. Non siamo particolarmente stanchi, neanche feriti. Abbiamo i battiti però leggermente alti. Sarebbe meglio che scendessero un po'. Full bow because I know his legs are gone. So this, you watch what's gonna happen. If he doesn't, I'll be very, very surprised. Nice counter. Dannazione. Nice counter shot. He might be seeing the end of this boxer's career. Maybe it's time to just hang up the gloves. A win is needed desperately. So he's going to shake off the cobwebs and bounce around the ring a little bit here. That counter shot lands. Can they figure out the combination to this safe? They're so close, so close. How can you separate them? It's going to be a hard night tonight for the judges. Ne abbiamo aperto un taglio, mi sa. He's going to move around the ring a little bit more. Try some stick and move. Taglio aperto. We might be seeing the montante alla pancia ancora. Maybe it's time to just hang up the gloves. A win is needed desperately. Gonna shake out the arms and legs and move around a little bit. Lucky that hook didn't score. You know the scorecards are going to be all over the place in this one. Allora, iniziamo ad essere stanchi anche noi, eh? Ha un taglio sul lato sinistro. And there's the bell to start the round. This fight has been very one-sided. What are we going to have in this round?
Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. Quel taglio che gli abbiamo aperto se lo porterà anche nel prossimo incontro, probabilmente. A win is needed desperately. What a punch! La stamina, ragazzi, inizia a essere bassina. E bisogna fare attenzione perché un colpo brutto, quando la stamina non c'è, ti stende. He's gonna loosen things up here. Let's see how he does with this fancy footwork. Vale per noi, ma vale anche per lui, eh. Halfway through the round, and I don't know who's got the advantage. Great stuff. Perfectly matched. Skill for skill, tap for tap. Now this fight will say, you know what, I'm just that notch above you, and so I gotta respect both of them. More than happy. Every time they throw a shot, they get countered. Non ha più energia, ma neanche noi. We might be seeing the end of this boxer's career. Maybe it's time to just hang up the gloves. A win is needed desperately. Però vorrei andare un po' più sul risparmio, ragazzi, perché nel prossimo incontro non possiamo arrivarci con la come combattivo troppo basso, perché dobbiamo far passare troppo tempo e rischiamo di arrivare qui messi abbastanza male. Has to be careful for that receipt. It's always coming. Ragazzi, conviene agire di furbizia e non attaccare per niente in questo round. They ring the bell and here we go. Well, there's no doubt about who won that last round. Let's see what he has for us here in the next one. Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. Aia, 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 dannazione. Ci colpisce al corpo, però. La sentiamo tutta la botta. E tutta la stanchezza. We might be seeing the end of this boxer's career. Maybe it's time to just hang up the gloves. A win is needed desperately. Here he is bouncing on his toes, trying to get some energy. Both fighters landing in these exchanges. Judge is going to have a tough job. A very close match. It shows the skill, the discipline, the respect both fighters have for each other, because no one dare do anything out of turn. The jab not finding its target. Trying to fight like Roy Jones Jr. now, bouncing on the toes. Oh, lo nominano sempre Roy Jones Jr. Looks like they're going to mix up their strategy a little bit here. Despite what the judges' scorecards read, there are no losers in this one. Ragazzi, non è andata veramente male. Mi aspettavo di peggio. Più che altro mi aspettavo una maggiore velocità da parte sua, perché la potenza sicuro c'è. Siamo andati abbastanza bene anche nell'ultimo round e praticamente abbiamo regnato su parecchie cose. Jab, ganci, montanti, pugni potenti. I contrattacchi, ragazzi, 37, lui ne ha fatti 4. Però si è parato di più rispetto a noi. Cambierà qualcosa nel prossimo incontro? Si preparerà diversamente? Questo non posso saperlo. Andando a vedere l'energia, noi ne abbiamo consumata tanta di più. La nostra salute però è rimasta su un buon livello. Il taglio sinistro probabilmente lo sistemerà con questo recupero. Infatti è solo un riquadro su 4. Se fossimo arrivati già su 2 riquadri, poteva creare problemi già nel prossimo incontro. Fatemi sapere cosa ne pensate.
piano piano saliamo. Sì, siamo ancora lontani dalla prima posizione, però arriveremo. Valutazione generale B. Con tutto su A, attenzione, abbiamo combattuto parecchio bene per il nostro coach. Tranne l'attacco. Questo attacco proprio lui non gli va bene. Miglioreremo. Allora, io vado a rinnovare, come avevo detto prima, il contratto a loro. Ma per questo episodio, ragazzi, è tutto. Semplicemente perché non ho tanto tempo per registrarlo, quindi mi dispiace, ma è uscito fuori un bel video, dai. Abbiamo affrontato comunque Antoine Gray, che, avendo avuto un po' più di velocità in più, avrebbe potuto metterci parecchio in difficoltà perché la potenza ce l'aveva. I colpi che ha sferrato ci hanno mandato in crisi, soprattutto alla testa. Poi ovviamente sta ad ogni giocatore farsi colpire il meno possibile, perché se non ti colpiscono non vai giù. E questa è la cosa fantastica della box, perché puoi scontrarti anche contro un pugile fortissimo, ma se non ti prende e tu prendi lui, arriverà il momento in cui inizierà ad avere paura. Non siamo migliorati tanto con l'overall, però secondo me, continuando ad aumentare un po' di difesa e un po' di stamina a lungo andare, sistemeremo tutte quante le statistiche del nostro bellissimo signor Leo e non ci faremo mettere più di tanto i piedi in testa una volta arrivati alla vetta. Come sempre, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio per essere stati qui con me, vi ricordo che potete seguirmi su Instagram per rimanere aggiornati sui caricamenti delle varie serie sul canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!